Ciao a tutti e bentornati su Torment Tide of Numenera. Siamo nella necropoli. La volta scorsa abbiamo posto fine ai figli della porta senza fine, sconfiggendo Inifere, che si è rivelato essere un castoff lui stesso. E adesso, innanzitutto, completiamo quella missione. E poi dovremo andare nella tomba del primo castoff, perché dobbiamo trovare la strada per Miel Harvest per proseguire nella nostra missione. Cosa c'era quando ci siamo persi di loot? Ah, va bene. Va bene. Allora, vediamo un attimino dove dobbiamo andare ad ottenere questo. Informalo dove? Al memorialista, che credo si trovi... Non era loro, vero? Narve, Kaliraco, Utwaglog. No, direi di no. Torniamo dal di qua. Il memorialista, se non sbaglio, l'avevamo forse incontrato all'inizio. Mappa. Monumento prismatico. Tantalum. Magari andiamo. Potremmo anche andare semplicemente da Tantalum. No, non è nessuno di questi. Facciamo che parlare con Tantalum intanto e vendergli un po' di oggetti inutili. Ho saputo di almeno 9 tombe. Grande, continua a cercare, sono sicuro che troverai le risposte. Sto cercando una tomba specifica. No, ovviamente non ce lo dice. Cos'hai da commerciare? Vediamo di dargli qualcosina, va. Tipo questa che non serve a un cazzo. Vediamo, questa continua a non servire a niente. Vediamo la Battle Axe. Una, due. Questo guanto, chissà. Questa per ora la lasciamo lì. Due, due. Quindi assolutamente inutili. Queste sono inutili e le vendiamo. Lui cosa ha da venderci? Un cipher che teletrasporta. Un altro meno 45 alla persuasione, ma direi che non è. Consumazione. Boh. Niente di particolare. Aumenta del 45% tutte le task di non combattimento. Facciamo che va bene così. Ci siamo presi un po' di soldi. E direi che così va bene. Immagino a questo punto che dovessimo in realtà rimanere nella tomba. Adesso vado a cercare. Se non dovessi trovarlo il memorialista. Che francamente non mi ricordo dove cacchio sta il memorialista. Probabilmente semplicemente uno di loro. Narve il Benedetto. Taliraco. Se non sbaglio forse è Taliraco. Cosa posso fare per te, Salvatore? Ho chiuso la porta. Spero che i cultisti smetteranno di disturbarti. Davvero, grazie signore, grazie. Siamo vissuti nel timore della morte e saremo per sempre in debito. Mi spiace, non ho niente da darti. Non abbiamo molto di possessioni, di oggetti personali. Comunque c'è uno potente, Ranus Kaizul. Gli piace collezionare vecchi resti dalle alcove di fuori. Sarà più che felice di premiarti, sono sicuro. Cercalo nella valle. E che cazzo, quindi devo andare di nuovo fuori. Avrei dovuto parlare prima con lui e poi uscire. Mi spiace. Se non sbaglio i cultisti, se non mi ricordo male, sì, i cultisti sono morti. I memorialisti si trovavano in alto a sinistra. Qua. Luca Meregalli, Talana Marcarette, Denovan Rus. No. Barrica El Bruna, Blob of Tree. Che cacchio sta? Vediamo un attimino. Ronos nella valle. Che cacchio è Ronos nella valle? Beltrax Ronos Kaul. Perfetto, trovato.
cosa facciamo? Passiamo attraverso una portale? Non mi ricordo mica. Sì, c'era sto portale qua, perfetto. Attraversiamolo. Teletrasportiamoci. E andiamo a parlare con Ron Skaull. Andiamo magari di riprendere un briciolo di oggettistica, va? Anche perché lo scontro con i cultisti, io credo che teoricamente fosse possibile affrontare i tre gruppi di cultisti separatamente. Non so cosa sarebbe cambiato, francamente. Però noi non ce l'avremmo mai fatta, da tre condizioni, ma neanche morto. I figli della porta senza fine hanno interrotto le attività, non ho dubbio che sia dovuto alle tue azioni. Per favore, prendi queste cose come ingratitudine. Ah, più uno alla forza, più uno di danno per effort, più 6 all'attacco esoterico. Negativo effetto, meno 2 alla forza stessa. Cioè, aumenta di 1 l'effort alla sorta. Sai qualcosa di una ragazza morta chiamata Choi? No, non ho mai ascoltato niente, non ho saputo niente di che. Hai detto Choi? Ricordo quel nome, era da una tomba nella necropolis, anche se non ricordo niente a proposito di quello. Il nome è nella mia mente perché per lo strano modo di quella tomba, ma non posso spiegare, devi vederlo da soli. Ricorda solo di respirare nelle tombe, ovviamente. La tomba era la 4221. Vabbè, buono a sapersi, abbiamo scoperto qualcosa in più. Oh, intanto ce ne sono saliti due di livello. Partiamo con lui. Potremmo fare incrementare le stat, incrementare legge. Vediamo le abilità o skill che può avere. Vediamo le skill. No. Scusate. Abilità. No, attacca con arco. A tutti i nemici che riescono a scappare. Va bene, confermiamo. Aumentiamo un po' i danni. Contro i gruppi potrebbe essere molto buono. Vediamo le abilità. Arma infusa. Più 15 all'attacco. Teletrasporto. Campo amaurotico. Wow, questo è buono. Vediamo un attimino solo le skill. Cosa potremmo aumentare? Niente di utile. Però credo che a questo punto continuerei con l'arma infusa. E inizierei magari anche ad usarla. Cosa che invece non sto facendo. Questo è abbastanza colpevole del problema. Perfetto. Dobbiamo raggiungere la tomba del primo Castoff. Magari prima passeremo dalla tomba della ragazzina Choi. Anche perché, se non sbaglio, una missione è questa. Posso aiutarlo, ma chissà come. Questa parte, francamente, mi è un po' mancata. Allora, sali qua e risaliamo sopra. Devo decifrare questa nota. Tanto andiamo là ad andare alla tomba della ragazzina. Poi, se per quanto riguarda la nota, cercherò magari poi. Successivamente farò un pochettino di giri, magari per farvi parlare con tutti e vedremo un attimino come si fa. Questa zona devo dire che mi sembra meno studiata, più piccola, anche se questa parte dei cultisti senza nome era francamente la porta senza termine. Per quanto forse molto classica, cioè il fatto che quest'uomo sia stato contattato da dei dèi dell'oltretomba praticamente. Un posto che conosci, la tomba di Choi, perfetto. Vieni trasportato da qualche altra parte. Che cacchio è sta roba? Let's go. Ah, vedi questo pietra nella tomba. Senti delle variazioni della temperatura nell'area di pressione. Senti degli zeferi che colpiscono delle specifiche striature della pietra. Permetti al vento di guidare i tuoi occhi. Ricordando quello che ti è stato detto, trattieni il respiro. Ah sì, in effetti me l'aveva detto di trattenere il respiro. La brezza gentile ti solleva i tuoi occhi e
e mi mostra dei posti nel muro, e il disegno con lo scavato improvvisamente diventa chiaro. Stanno allenando i tuoi occhi a vedere, improvvisamente la verità diventa chiara. C'è una vecchia versione della verità, ma tu sei in grado di leggerla. Ah, è un epitaffio e porta il nome di Choi Kai-sul. Kai-sul è il soprannome del memorialista che hai incontrato quando sei entrato nella valle, Ronos Kai-sul. Segui il vento. Le parole appaiono nell'aria. Vieni nella tomba di Choi Kai-sul. È vuota perché il suo corpo di lei se n'è andato, portato via dai folli figli per nutrire la porta senza fine. Cazzo! Mi sa che la missione è morta qua. Perché probabilmente dovevamo. Probabilmente dovevamo trovare la porta. Dobbiamo farlo prima di raggiungere la porta. Mi sa che sta missione è andata. Chevron Dupadex. Yes, now. E Perfect Avenger, Of course. Cafol. Niente, questa missione ce la siamo penso ciuccata. Perché dovevo probabilmente arrivarci prima di venire qua. Pazienza. Andiamo alla tomba del primo Castoff. Sì. Andiamoci. E questi cosa sono? Anche loro dei cast-off? Ah. I disegni mostrano due figure che stanno una a fianco all'altra su un plateau con un disco al centro. La scena è familiare. Improvvisamente vieni preso dalla percezione di capire e ti appoggi alla pietra. Questo non aiuta. La memoria fluisce attraverso la pietra e supera i tuoi sensi. La scena è familiare perché tu hai già provato di prima mano cosa vuol dire ricostruire la tua mente nel labirinto. E ora la memoria ti aspetta. Soccombi alla memoria, voglio sapere, insomma. La memoria di giorni di molto tempo passati sono freddi come della neve sciolta. Concentri il pensiero sul primo cast-off. E scopri sui pensieri del primo Castoff e scopri dove si trova il plateau di Niel Aveste. Ignori la risata nei suoi occhi quando si gira verso di te e il costrutto fa le necessarie riparazioni. Ho qualcosa da mostrarti. Lei dice, quindi il primo Castoff è una donna. La segue attraverso il portale disattivato. L'ho fatto funzionare. La porta che esisteva tra i due posti, ora si apre sull'altro posto, ora che li hai allineati. Guardi il murales. Come puoi aprire il portale? Esamina ancora. Ah, no, è la stessa cosa. No, aspetta, questa non è la stessa cosa. Il disegno mostra il dio che muta e il primo Castoff che si lavorano al sito di Nielaves. L'abbiamo già vista questa memoria. Il fatto che stavano costruendo su in cima a una collina un tempio. L'abbiamo vista addirittura all'inizio, tra le memorie che potevamo percepire, se vi ricordate, in quella specie di orologio. In quella specie di orologio. Gli architetti di tutta la miseria delle nostre vite. Percezione, guardi vicino le loro facce, noti qualcosa di interessante. Primo Castoff sembra indossare una maschera, come ricordi. La faccia del dio che cambia è tagliata in più punti, come se qualcuno abbia cercato di danneggiare il disegno e mi abbia fallito. Esaminalo ancora. Era questo disegno qua. Qua ce n'è un altro, ma è rovinato, credo. Non è chiaro, ci sono dei corpi uniti fra di loro. Non è chiaro cosa si sia. Un corpo tutto piegato, non è chiaro a cosa si sia ispirato l'artista, se a un pazzo oppure a un ubriaco. Un campo di battaglia si mostra qua, questo è certo, ma il numero di dettagli è incredibile e non si capisce cosa voglia fare l'artista. Esaminalo. Il primo dettaglio che noti è una fortezza che si solleva dalle mura dietro di lui. Molti soldati sono
circondano queste porte e ognuna delle loro facce mostra una differenza emozione, rabbia, terrore, ma sono come queste specie di zanne, no, di bordi delle mura che attirano la tua attenzione. Lì c'è il primo Castoff e il dio che cambia, mortalmente feriti, morendo da soli, mentre delle diverse realtà si sciolgono attorno ai loro occhi. Mi piace questo disegno. L'ultima volta che sono venuta a Mielavest mi sono fermato qui per un'ora. Mi piace pensare che abbia sofferto la stessa sofferenza che ha causato a Neng. O forse ancora di più, perché non dimentichiamoci che lei il primo Castoff l'ha già incontrato. Cosa è successo veramente? Non importa. È successo in alcune realtà. Noi percepiamo diverse realtà. Vi ricordate, noi siamo andati indietro nel tempo, nei pensieri di mattina e abbiamo cambiato il passato. Perché ancora ti preoccupi? Sono preoccupato che possa avvelenarti il pensare al fatto appunto al tradimento. Potrebbe, ma è l'unica famiglia che ho mai avuto è stata massacrata di fronte. Se l'unica famiglia che hai messi mai avuto fosse stata massacrata di fronte a te, ti invito a pensare cosa avresti potuto fare. A praticare il perdono. A chiederti perché le persone l'abbiano fatto e se avevano una buona ragione per farlo. Di quello che vuoi, sto ancora ridendo della sua morte, anche dopo tutti questi anni. Quindi abbiamo visto costruire un tempio, abbiamo visto il primo Castoff e il dio che muta morire, feriti. Ci sono delle lettere, emergono delle memorie dalla figura mascherata nel tableau, il primo Castoff. Ci sono delle impronte che sembrano passare attraverso il murales e la porta è per qualcosa, ma non vedi un modo per aprirlo. Cos'è questo? Mattina mette la sua mano contro il muro cercando qualcosa. Qualcuno ha chiuso il portale dall'altro lato. Non so come fare ad aprirlo. Perché ci hanno chiuso? Può essere per colpa di Vesorro? Ti guardi intorno all'area, forse esaminando l'ambiente ti darà qualche indizio. Appoggia la tua testa contro la porta, come hai visto fare, come il primo ha fatto nella tua memoria. Metti la tua mano sulla pietra fredda, come il primo Castoff ha fatto una volta, e premi la fronte contro il murales. La pelle del tattoo, quello che abbiamo appunto il murales, sembra bruciare, ma senti che l'aria diventa, si muove. Ah, ecco com'era. Ecco a cosa serve il nostro tatuaggio, è una chiave per Miel Harvest, questa specie di rifugio. Andiamo, 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 andiamo adesso. Basta, andiamo. Siamo arrivati al rifugio. Che luce. E lui chi sarebbe? Il mio che muta? Pyre e Ken, la donna è vestita con vestiti funzionali, i suoi capelli sono tagliati corti e la sua faccia è muscolosa. La riconosce istantaneamente come da Tash Merre e Pai Rekken. Matkina, sei tornata. Pensavo che. Non avevi detto che non saresti mai tornata? O forse l'hai dimenticato? Ho fatto la promessa, ma voi non avete rispettato nulla di quello che avete promesso a me, quindi qual è il problema? Ad ogni modo, dove sei stata? A bruciare alcuni villaggi di innocenti? O hai fatto delle altre atrocità? La ucciderei adesso. Ma se pensassi di potermela cavare, lo farò un'altra volta. Semplicemente cercando di tenere il nostro creatore, il codardo, impedire al nostro creatore, il codardo, scritto con la C maiuscola, di creare altri a fare altri crimini di guerra come al solito, guardando il grande disegno invece di servire i miei piccoli interessi, cioè cercando di mettere i bastoni fra le ruote al dio che muta senza pensare ai propri interessi. Forse un giorno imparerai a farlo. Sta parlando ovviamente a Mattina. Anche
siete riusciti ad aprire la porta attraverso il portale chiuso, rendendo il nostro santuario ancora più vulnerabile a Vessorrow. Non penso che sia una cosa buona. Lo sai? Lei si gira verso di noi, verso noi, il nostro cast-off, l'ultimo cast-off. Sai che stai viaggiando con un traditore? Non puoi leggere i pensieri da lei, sono nascosti, come se qualcosa stesse interferendo. So quello che hai fatto al villaggio di Koln. Oh, Mattina te l'ha detto, che sorpresa! È così silenziosa a proposito delle sue pensieri normalmente. Koln è stato un errore, una tragedia, ma doveva succedere in quel modo. Sono stato un guerriero per molti secoli. So cosa vuol dire fare sacrifici per un ideale più grande. Faccio fatica a dormire. Faccio fatica a dormire su queste cose. Vivi abbastanza lungo e lo potrai capire. Doveva succedere in quel modo? Perché non hai permesso agli uomini del villaggio di sopravvivere? Realizzi quello che abbiamo perso quella notte, realizzi quello che abbiamo guadagnato. Tu non eri lì, non vi ricordate? E quel ricordo che abbiamo visto nella mente di Matkina, gli uomini del villaggio assassinati di fronte a lei che le era stato rubato l'oggetto che cercava, che serve a condensare i ricordi. Non ci siamo mai incontrati, ma pensi di poter giudicare le mie azioni di 2 secoli fa? Cazzo, quanto vivono a lungo. Ciò che abbiamo accumulato qui sono più importanti di pochi mostri, perché le persone assassinate erano dei freak. Abbiamo combattuto per la nostra sopravvivenza, maledetto ragazzino, e non ti permetterò di fare la morale quando io stavo cercando di salvare anche la tua vita. E le stesse parole che ha detto a me. Sono contento che siano una costanze. No, mi spiace, sono a posto. Chiedi a Pai le tue questioni. Fatti dare le sue risposte. Devo trovare Mazzoff. È qui? Nessuno ha visto Mazzoff per più di una decade. Ardrid dovrebbe sapere dov'è, parla con lei. Ardiris è la migliore di noi, trattala bene. O sono sicuro che pagherà in sangue e dolore. Che crimini ha commesso il tuo creatore? Vuoi la litania intera? Chiedi a qualcun altro perché. Non ho anni da perdere. La peggiore cosa che abbia fatto è che lui vuole ucciderci per sacrificarci per salvare la sua vita. Il primo ha cercato di fermarlo, ma ora la prima in realtà. La prima ha cercato di fermarlo, ma ora è morta, la prima Castoffe. E sono io che comando in sua memoria. Alcune incomprensibili ragioni, praticamente dice le persone che questi sicofanti, queste persone che seguono il Dio che cambia, hanno messo la loro fede in un uomo, appunto il Dio che muta, che sta portando dolore nel mondo. Quali sono i piani del Dio che muta? Offrire la nostra vita in un folle sacrificio per fermare Vessorrow. A lui non importa niente di noi, importa solamente di se stesso. Ragazzi, mi sono accorto che il capitolo sta diventando veramente lungo. Riprenderemo questo discorso con questo cast-off la prossima volta e approfondiremo questa storia. Credo che di carne al fuoco ce ne sia molta. Quindi abbiamo un dio che muta, che cerca di. Forse potrebbe voler uccidere tutti i suoi cast-off, questi gusci vuoti che si lascia dietro di sé, per fermare Vessorrow. O forse sta cercando di farlo in un altro modo. Non c'è una verità. Quello davanti a noi è un assassino, come dice Mattina, o è una persona che cerca un disegno più grande? Lo scopriremo probabilmente, solo andando avanti. Ci vediamo giovedì prossimo con la prossima puntata di Torment Tide of Numenera. Ciao ciao! Come al solito, se il video ti è piaciuto e vuoi seguire tutte le altre puntate, iscriviti al canale e metti un mi piace. Grazie mille!